Ok all'autorizzazione integrata ambientale per la ferriera di Servola. Si è concluso il lungo iter dopo 8 sedute per il rilascio dell'AIA alla siderurgica triestina. La conferenza dei servizi, composta da Regione, Comune, Provincia, ARPA, Azienda per i Servizi Sanitari, ACEGAS, Vigili del Fuoco e senza diritto di voto i rappresentanti dell'azienda, ha approvato all'unanimità i documenti che saranno allegati all'autorizzazione. Tra i documenti più importanti sono quelli relativi ai limiti delle emissioni e ai controlli. Per quanto riguarda i limiti, il documento prevede un periodo transitorio fino al completamento degli interventi strutturali già in atto per la riduzione delle emissioni. Per tale periodo viene richiamata l'ordinanza urgente del sindaco di Trieste che fissa i limiti alla produzione dell'altoforno per un massimo di 34.000 tonnellate mensili di ghisa. A regime invece vengono fissati i limiti a ogni singola emissione determinati in base alle migliori tecnologie disponibili. Vengono determinati i valori obiettivo delle polveri che, se superati, daranno luogo alla riduzione della produzione. Per quel che concerne i controlli e i monitoraggi, vengono determinate frequenze e periodicità. Inoltre, sono previsti, oltre ai controlli affidati all'ARPA, anche autocontrolli della stessa siderurgica triestina. Era indispensabile che l'insediamento produttivo fosse tenuto ad osservare questi limiti, ha detto l'assessore regionale all'ambiente Sara Vito, che fissasse in modo certo e univoco i limiti da osservare nel corso del processo produttivo. La nuova AIA, conclude l'assessore, è senz'altro un'autorizzazione di nuova generazione che prevede anche procedure da attivare in caso di sforamenti per potenziarne l'efficacia, così da consentire eventuali modifiche anche in corso di validità.